Questa storia si intitola Una casa per il mostro, storia scritta dalla grandissima Maria Loretta Giraldo, illustrata da me, edita Fatta Track. Un giorno un mostro entrò nella casa di un bambino e si nascose sotto il letto, ma il mostro era grande, grande. Il letto piccolo, piccolo, così da sotto spuntavano le orecchie, le zampe, il muso del mostro. C'è un mostro sotto il mio letto, gridò il bambino appena lo scoprì. Così venne la sua mamma. Le mamme dei bambini sono terribili con i mostri. Urlano, li minacciano, li inseguono con le ciabatte e i mattarelli. Questa prese una scopa e lo scacciò via. Allora il mostro senza casa si nascose dentro l'armadio, ma dalla porticina dell'armadio usciva un pezzo di coda di mostro. Mostro nell'armadio! Gridò il bambino. E venne ancora la mamma con la scopa. Vattene, bruttissimo mostro! Allora il mostro provò a nascondersi sotto la lampada di una stanza buia, ma poi qualcuno, plic, accese la luce. Allora provò a nascondersi dietro la tenda, ma la tenda era trasparente. Si nascose sotto il tappeto del salotto, ma la mamma si mise a passare l'aspirapolvere. Alla fine il mostro si nascose dentro a questo libro. E stavolta gli andò bene perché dentro a questo libricino c'era anche un mostro grande e grosso. La mamma, quando andò a spolverare la libreria, si accorse che dentro il libro c'era il mostro, ma non si arrabbiò e non prese la scopa. Anche il bambino si accorse del mostro nel libro, ma non ebbe paura. Disse solo: che bel libro, che bel mostro, mi piace proprio. Vorrà dire che lo terrò sempre sul comodino. Da allora il bambino nel suo letto ogni sera, prima di dormire, sfoglia il libro e guarda il mostro. Ciao mostro, gli dice sorridendo. Anche il mostro dal suo lettone ogni sera guarda il bambino, sorride e gli risponde: ciao bambino.